tutti, io sono Ottavia, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi, come vi ho già anticipato su Instagram, perché l'avete scelto voi in un sondaggio, quindi anzi, se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, fatelo. Mi trovate come Ottavia Fashion Style, vi lascio i riferimenti sia qui che giù nell'info box. Vi dicevo appunto, l'avete scelto voi il video dei 10 capi must have da avere nel vostro guardaroba quest'autunno. Prima di cominciare, di farvi vedere tutti i capi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video e di appunto di seguirmi su Instagram. Finalmente, le temperature si sono abbassate, possiamo iniziare a indossare capi autunnali, anche se non so quanto durerà questa gioia perché praticamente non so se anche da voi è così, ma a Torino passiamo da vestitini top a cappotto e viceversa, poi dall'inverno direttamente c'è la primavera e l'autunno non esistono più. Io invece amo particolarmente l'autunno, è la mia stagione preferita perché ci sono tantissimi capi che amo che si indossano in autunno e che poi vedrete appunto dopo, sia per quanto riguarda le temperature, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, è il periodo delle tisane, delle cioccolate, dei film con la copertina, guardare Netflix, insomma, è la mia stagione preferita. Anzi, scrivetemi nei commenti qual è la vostra. Ma iniziamo subito il video perché altrimenti viene lunghissimo e mi perdo in chiacchiere. Primo capo da avere assolutamente nell'armadio è il trench. In autunno non potete non avere un trench, assolutamente è un capo must have che sta bene con tutto, lo potete usare in qualsiasi occasione. Il trench è un capo must have perché? Perché a parte appunto per la sua versatilità, poi perché è molto pratico. È pratico perché sotto vi permette di vestirvi diciamo a strati, vi permette di indossare magari maglioncini più o meno pesanti, t-shirt, sta bene a tutte, quindi dalle ragazze alle signore, basta scegliere la giusta colorazione e anche la giusta lunghezza. Questo è molto importante anche sempre in base alla forma, al vostro corpo, al vostro fisico. Prediligo la versione, quella un po' più lunghetta, quindi sotto il ginocchio che mi arriva al polpaccio, che sta bene, però ve la consiglio solo se siete altine. Se siete basse vi consiglio quella a metà coscia. Ne trovate di tantissimi tipi. Personalmente è un capo sul quale voglio investire. È un po' come il cappotto. Io ho un trench low cost che adesso vi farò vedere, che è quello di Stradivarius, che è quello corto, la versione corta appunto che mi arriva a metà coscia. Sì, mi piace nel senso che lo indosso, però non tantissimo, un po' per la lunghezza che per me è troppo corto, un po' perché non mi piace proprio tantissimo come mi sta. È carino, però considerate che costa 29-30 euro, quindi è davvero molto fattibile. Se volete un trench low cost carino, io vi consiglio questo di Stradivarius. Poi ne ho uno di Motif, che è la linea premium di Shein, anche questo lo faccio vedere, che me l'avevano inviato loro l'anno scorso. Però devo dire che sto pensando di acquistare un trench di Max Mara, o comunque linea Max Mara Weekend o Max & Co, insomma. Io ho intenzione di andare da Intrend, che è l'outlet di Max Mara che c'è qui vicino a Torino, che tra l'altro ho un buono di 100 euro, quindi spero di trovare il trench dei miei sogni. Secondo capo, il biker in pelle o ecopelle. Devo dire che io lo indossavo di più, lo utilizzavo di più fino a 2 anni fa. Fino a 2 anni fa io praticamente lo indossavo sempre, il giubbotto in ecopelle, però non l'ho mai avuto in pelle, ed era quello di Zara, il classico biker, anche qui vi metto la foto, che però l'anno scorso mi si è distrutto, dopo anni di onorata carriera ci sta. E quest'anno non l'ho riacquistato, ma c'è un motivo. L'anno scorso ne ho ricevuto uno da Tallywell, tra l'altro in color ghiaccio molto molto carino, un po' crop, senza cintura. Quindi ho deciso di non acquistarne un altro quest'anno perché uno mi va più che bene. È un must perché comunque questo è un capo versatile, è un capo che sta bene a tutte, pratico. Quest'anno e anche l'anno scorso c'è il trend del blazer, della giacca in ecopelle. Anche qui da Mango e da Zara soprattutto ne trovate tantissime, sono bellissime. Terzo capo da avere assolutamente nell'armadio, il jeans. Ma che jeans? Non parliamo di jeans in generale, che vabbè, va bene, bisogna averlo nell'armadio sempre, tutto l'anno, ok?
In particolare vi consiglio i jeans Monfit e gli straight per l'autunno, perché innanzitutto si prestano moltissimo alle scarpe che si utilizzano in autunno, ovvero slingback, décolleté, mocassini e stivaletti. Sono anche modelli che secondo me stanno meglio un po' a tutte. Basta anche lì scegliere con accortezza in base al vostro fisico e alla vostra altezza il modello giusto per voi. Io sono particolarmente legata ai Monfit, infatti come avete visto nell'ultimo video, se non l'avete fatto mi raccomando recuperatelo perché faccio vedere tantissimi acquisti che ho fatto in questo periodo. Ho preso ben due Monfit ultimamente, uno di mango, un lavaggio medio, e uno nero di H&M. Monfit in particolare ve lo consiglio il lavaggio medio perché è troppo chiaro, mi piace molto, però forse meno adatto per l'autunno. Il jeans straight è quel jeans che scende dritto proprio sulla gamba, sulla coscia, e al fondo resta un po' o sfrangiato, quindi taglio vivo, o altrimenti diciamo classico, un po' più larghetto, un po' più comodo rispetto al Monfit che tende a essere molto a vita alta, perché questo lo usate con tutte le scarpe. Se praticamente date un'occhiata anche su Pinterest o quant'altro, vedrete che tutti i look autunnali sono praticamente realizzati con queste due tipologie di jeans. Quarto capo, la t-shirt. In particolare una t-shirt basic, bianca, io vi consiglio, nera. E poi ve la consiglio anche a righe, magari bianca e blu, che tra l'altro le righe quest'anno sono un super trend, non potete non avere qualcosa a righe, cioè ve lo dico subito. Vi consiglio di acquistarla in cotone, 100% cotone, la potete scegliere con lo scollo a V o rotondo. Io personalmente in generale preferisco lo scollo rotondo. Se volete spendere di più, le t-shirt che vi consiglio sono quelle di COS. Solo che parliamo di t-shirt da 29-30 euro. Altre t-shirt molto buone sono quelle di Uniqlo, oppure ragazze sempre Zara e Mango, sono i classici negozi che vi consiglio perché cioè, li trovate, sono anche molto buoni, ci sono tantissimi modelli. Io di Zara ne ho uno col colore rotondo in 100% cotone, cioè pagata 7 euro comunque ed è fantastica. Quinto capo da avere assolutamente il mio amato blazer. Ebbene sì, il blazer, allora, intanto per me dovrebbe essere un capo must tutto l'anno, però in particolare in autunno perché mi rendo conto che in estate non lo indossiamo perché fa molto caldo, in autunno bisogna avere un blazer. Ma che tipo di blazer? Ovviamente anche qui dipende dal vostro fisico, però in generale vi posso dire che dovete assolutamente avere un blazer nero, cioè che sia over, che sia un po' più slim, monopetto, doppio petto, scegliete voi, però un blazer nero. E vi consiglierei anche un blazer dai toni neutri, che sia magari panna piuttosto che tortora, beige, insomma marroncino, scegliete voi, però un colore appunto neutro da poter sfruttare tantissimo. E poi sta a voi scegliere ovviamente la tipologia di blazer che preferite. Il blazer, oltre a essere un capo davvero molto versatile, vi completa subito il look e potete anche qui è utile quando vi vestite magari a strati, perché sotto, ad esempio, oggi avevo un blazer sopra. Questo body che è sempre di Zara, ma lo indosso il blazer anche con t-shirt a maniche corte, sopra le bluse o le camicie, quindi ecco, potete indossarlo veramente con tutto, per qualsiasi occasione, quindi ufficio, università, tempo libero, a cena, sempre. Sesto capo da avere nell'armadio è un pullover. Ovvero un pullover che può essere un po' over, come vanno molto quest'anno, che sia un pullover a collo alto, quindi un dolce vita, collo rotondo. Diciamo che all'inizio dell'autunno vi consiglio pullover in maglia, poi magari più in là, verso novembre, così almeno io inizio a usare i pullover in lana, cashmere. Anche qui, se volete investire, ci sono tantissimi brand che fanno pullover bellissimi, morbidi di qualità, da Max Mara, Moschino. Se volete spendere, diciamo, il giusto, vi consiglio anche qui Uniqlo. Purtroppo qui a Torino non c'è, credo che in Italia si trovi solo a Milano, quindi però potete fare shopping online. Molto belli sono quelli di Massimo Dutti, anche molto belli, però anche un po' costosi. Se volete spendere poco, Zara e Mango, cioè io vi darò sempre queste come alternative. Giocate con i colori neutri perché potete sfruttarli sempre. Quindi nero, blu, panna, beige, marroncino, così potete usarli con qualsiasi pantalone o gonna. Settimo capo, la camicia.
La camicia, io in realtà più che delle camicie sono amante in realtà delle bluse. Ne ho tantissime anche di bluse perché le sfrutto molto più delle camicie. Un po' perché le camicie spesso tendono a farmi sudare di più, non so per quale motivo. Un po' perché le bluse spesso sono più morbide, magari in tessuti tipo chiffon, seta, le trovo veramente più confortevoli, ecco, rispetto alla camicia. Però una bella camicia, una bella blusa dovete sempre averla. Anche qui si prestano tantissimo per tutti gli outfit, quindi lavoro, scuola, università, tempo libero, sera. Per il lavoro invece magari appunto una bella camicia in cotone, bianca o azzurro, a righe bianche e azzurra. Ecco, sono questi i colori che vi consiglio. Ottavo capo. Allora, in questo caso non è un capo, ma una scarpa, ovvero il mocassino. Non potete non avere un paio di mocassini nel vostro armadio, specialmente quest'anno che sono oltretutto di grande tendenza. Io li amo follemente, li indosso tantissimo da diversi anni, sì, parliamo di da 5-6 anni a questa parte, li indosso tantissimo. Sono forse la mia scarpa preferita in assoluto, insieme agli stivaletti, perché anche qui sono molto versatili, io li trovo anche molto eleganti, però non eleganti come una décolleté, quindi alla fine li potete sfruttare sempre. Io non amo il mocassino con le calze, devo dire, sono un po' contraria. So che è molto di tendenza il mocassino nero con la calzina e col calzino bianco. Se guardate anche qui su Pinterest, su Instagram, vedete un sacco di foto di gente con i mocassini neri, soprattutto tipo di Prada, e il calzino bianco. Ecco, a me il calzino purtroppo non piace. Con i Collant sì, moltissimo, il Collant velato nero. Però appunto un mocassino nero è quello che vi consiglio in generale. Poi potete scegliere voi se prenderlo flat oppure platform. Io ce l'ho flat, ce l'ho di Stuart Weitzman. Questa è una scarpa però molto importante che costa anche tanto. E ovviamente le trovate di un sacco di brand. Mocassini che mi piacciono anche molto sono quelli di Contigo, che tra l'altro è un brand torinese, ma che fa shopping online, quindi se volete dare un'occhiata c'è il sito. Mi piace moltissimo anche Passi Italiani, che anche questo è un brand nato qui a Torino. Quest'anno però penso proprio che comprerò anche il mocassino platform, perché praticamente il mocassino per me ha solo un difetto, ovvero se piove siete fregati perché l'acqua vi entra dentro, quindi in quello flat ovviamente parlo. Se acquistate invece un mocassino platform siete rialzate, e quindi potete indossarlo anche se piove. Diciamo che questo è uno dei motivi principali per cui vorrei acquistare anche questo genere, però in generale penso che quello flat sia più chic, più elegante. Personalmente non li indosso mai con le gonne, però se volete potete anche farlo con gonne o vestitini, io li indosso sempre con i pantaloni. Restando in tema scarpe, l'altro must have dell'autunno sono le sneakers. Ma quali sneakers? Sneakers dai colori neutri. Sono una persona che non investe, diciamo, nelle sneakers, perché anche se le amo, anche se le sfrutto tantissimo, non so perché, ma io non, cioè non potrei spendere 200-300 euro per una sneakers. Una sneakers dai toni neutri, è perfetta, è un must, perché appunto la indossate con tutto, perché i colori accesi sì, è vero che spezzano, molto l'outfit, quindi a volte danno quel tocco di colore che serve, però sono meno versatili. Per me le sneakers da avere assolutamente sono le New Balance 530 che io ho, le Nike Air Force e le Nike Dunk Low, sono proprio le mie preferite. Anche qui poi per le sneakers io vi do i miei consigli ovviamente, però ci sono tantissimi modelli di sneakers, no? Con cui uno magari si trova anche meglio. Ultimo capo, quindi decimo capo, la gonna midi. Io sono una grandissima fan e patita di gonne midi, non ne ho tantissime, premetto, però mi piacciono moltissimo e quelle poche che ho le uso sempre. Se la volete acquistare la gonna midi prettamente autunnale e invernale, vi consiglio appunto tessuti più strutturati oppure magari in ecopelle. Se invece volete sfruttarla un po' tutto l'anno, vi consiglio di acquistare la gonna midi satinata. Tra l'altro ne ho vista una online di Zara, vorrei andarla a prendere perché io ce l'ho già satinata di Zara, nera però eclissettata. Vorrei prendere la classica liscia. Vi consiglio quella satinata, ma anche le pencil skirt, appunto, quelle gonne matita che sono a vita alta, lunghe fino sotto il ginocchio. Come indossarle? Allora, maxi pullover, magari crop, e poi sotto potete indossare mocassini, décolleté, stivali e stivaletti, quindi top, ma anche una sneakers bianca, perché no? Dipende sempre dall'occasione. Oppure con una blusa e un blazer,
Insomma, ci sono davvero tantissimi modi per indossarla. Secondo me è stupenda ed è anche la misura perfetta. Diciamo un po' per quasi tutte le fisicità. Anche qui, se siete molto bassine, invece vi consiglio una minigonna. Io penso che i capi must have, comunque basic, siano veramente essenziali nel guardaroba di ogni donna, di ogni ragazza, perché con pochi capi potete veramente creare tantissimi outfit per diverse occasioni. L'importante è sempre capire cosa ci sta bene e fare gli abbinamenti giusti, ecco. Mi rendo conto che a volte non è facile perché molte ragazze su Instagram, per esempio, mi chiedono, mi dicono: che bello il tuo look, che bello il tuo outfit. Io però quando vado magari da Zara, devo fare shopping da Zara online, non so mai cosa prendere. Magari noi pensiamo che una cosa ci stia bene, poi invece la indossiamo e non ci piace, oppure abbiamo un capo nell'armadio e non sappiamo come indossarlo. Soprattutto se siete di Torino e dintorni, sappiate che io adesso fornisco un servizio di styling del guardaroba, ovvero vi aiuto a creare il guardaroba perfetto. Quindi se siete interessate a questi tipi di servizi, ne fornisco diversi, contattatemi tramite mail oppure in direct su Instagram. Principalmente cosa faccio? Vi fornisco il servizio che in base a quello che avete già nell'armadio, quindi senza dover far shopping, vi faccio gli abbinamenti, vengo a casa vostra, vi guardo l'armadio, facciamo un decluttering, insomma, sistemiamo un po' l'armadio e vi fornisco già dei vari abbinamenti, degli outfit con i capi che già possedete. Oppure un altro servizio è, oltre a questo di styling del guardaroba, poi facciamo un elenco, vi creo un elenco di capi che dovreste acquistare, ovviamente sempre in base alla vostra forma, alla vostra fisicità, alla vostra palette. Se volete si scelgono, si acquistano insieme, altrimenti comprate voi e con questi si vanno a creare gli altri look. Sistemazione del guardaroba, quindi proprio una vera e propria organizzazione del guardaroba, più decluttering ovviamente, tra l'altro molto utile perché presto dovrete fare il cambio di stagione. Poi servizio di personal shopper, o in presenza, quindi si va proprio insieme fisicamente nei negozi. Insomma, fornisco tantissimi servizi, quindi vi consiglio di contattarmi, soprattutto se siete di Torino e dintorni. Oltretutto, presto troverete un post su Instagram nel quale vi spiego meglio tutti i nuovi servizi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, lasciatemi un pollice in su sotto il video. Vi aspetto come sempre nei commenti per qualsiasi domanda, chiarimento. Insomma, sapete che io adoro scambiarmi i pareri con voi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi aspetto anche su Instagram, mi trovate come Ottavia Fashion Style. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!